Allora, ciao a tutti, non parliamo di Samp, parliamo di sorteggi Champion, almeno per un po' non penso. Vabbè, allora, sono usciti, devo dire che per le italiane, diciamo che è andata abbastanza bene. Quella che è andata peggio, per quello che si può vedere sicuramente, è l'Inter. Allora, partiamo dal gruppo A. Vede, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bruges e Galatasaray. Allora, sicuramente questo gruppo A vede le due favorite che sono PSG e Real. Il Bruges e il Galatasaray, secondo me in questo gruppo un pochino sono, diciamo, condannate, faranno la loro comparsa in Champions, però diciamo che a quelle due si giocano secondo me il primo e il secondo posto. Poi il gruppo B, attenzione, il gruppo B c'è Bayern Monaco, Tottenham, Olympiacos e Stella Rossa. Anche qui secondo me più o meno è lo stesso discorso perché il Bayern insieme al Tottenham sono le squadre che sicuramente si giocheranno il primo e il secondo posto. L'Olympiacos e la Stella Rossa faranno quel che possono secondo me, però sono nettamente inferiori, quindi la vedo proprio difficile che possano passare almeno una delle due come seconda, secondo me è così. Poi il gruppo C. Attenzione, vede la prima italiana perché c'è il Manchester City, lo Shakhtar, Dinamo Zagabria e l'Atalanta. Devo dire che secondo me all'Atalanta gli è andata, tra virgolette, abbastanza bene, perché comunque in questo gruppo c'è solo una vera big, che è il Manchester City. Quindi secondo me l'Atalanta può benissimo dire la sua in questo girone, affrontando sicuramente e non partendo sfavorita né con lo Shakhtar e né con lo Dinamo Zagabria, sicuramente. Quindi attenzione, l'Atalanta secondo me è capitata bene. Poi il gruppo D, quello della Juventus, vede appunto la Juve, l'Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Allora, alla Juve devo dire che non è andata benissimo perché comunque non è un girone facile, perché l'Atletico è una grande squadra e anche in questo precampionato si è dimostrata una grande squadra. E poi il Bayer Leverkusen comunque è una squadra che sa giocare a calcio e può dar fastidio. Il Lokomotiv Mosca lo vedo come fanalino di coda in questo gruppo. Quindi la Juve secondo me alla fine potrebbe passare con l'Atletico. Ma attenzione al Bayer Leverkusen. Poi nel gruppo E c'è il Liverpool. Troviamo il Napoli, Salisburgo e Genk. Devo dire che a Napoli gli è andata meglio dell'anno scorso perché sì, è vero che in questo gruppo ha il Liverpool, che comunque attualmente sono adesso loro i campioni ed è una grandissima squadra, però il Salisburgo e il Genk sono squadre comunque affrontabili e quindi il Napoli sicuramente, secondo me, se la può giocare con il Liverpool. Potrebbe anche giocarsi magari anche il primo posto con il Liverpool, perché il Napoli comunque ha tantissime qualità. Il gruppo F, attenzione, il gruppo F vede una nostra italiana, secondo me il girone più difficile, ovvero il Barcellona, il Borussia Dortmund, l'Inter e lo Slavia Praga. Allora, il Barcellona che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Ed è fresco fresco dell'acquisto di Neymar. Dopo Griezmann, dopo De Jong, arriva anche Neymar. Ritorna Neymar. Quindi attenzione perché il Barcellona, con l'ultimo acquisto di Neymar, si propone alla vittoria finale in una maniera incredibile. Perché veramente davanti con quei quattro lì, adesso non so come se li giostrerà il loro mister, però avere Suarez, Neymar, Griezmann e Messi, cioè veramente, non so. Vabbè, il Borussia Dortmund è una squadra difficilissima da affrontare, sono molto 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 forti, quindi l'Inter avrà vita dura, secondo me l'Inter, io il Barcellona la vedo favorita in assoluto, ma non per forza in assoluto, perché comunque, ripeto, il Borussia è molto forte, l'Inter secondo me si giocherà al secondo o terzo posto l'Inter. Bisognerà vedere col Borussia
E andando avanti comunque con i mesi, a che punto sarà come forza di squadra? E lo Slavia Praga sarà il fanalino di coda. Poi nel gruppo G, devo dire che il gruppo G, onestamente, c'è lo Zenit che era testa di serie, il Benfica, il Lione e l'Ipsia. Allora, secondo me qua alla fine se la giocheranno tutte. Una reale testa di serie non c'è. Lo Zenit è vero che è campione di Russia, è forte. Il Benfica è comunque un'ottima squadra, ma attenzione perché il Lione e anche l'Ipsia sono squadre molto molto temibili. Quindi io in questo gruppo non saprei decifrare. E poi rimane il gruppo H dove c'è il Chelsea. Dove c'è il Chelsea con l'Ajax, il Valencia e il Lille. Attenzione, anche qui il Chelsea dovrebbe essere un po' più favorito, ma non è ancora entrato a pieno, nel senso come forma col nuovo allenatore Lampard. Deve ancora prendere un po' le redini della squadra. Quindi attenzione, il Chelsea sì, è vero, è forte, però ultimamente, in questo momento non è poi così fortissimo. L'Ajax che si è comunque indebolita perché ha dato via dei pezzi importanti della squadra, bisognerà vedere com'è. Il Valencia che è sempre una squadra molto molto temibile e Lille, attenzione perché Lille comunque in questo girone secondo me potrebbe dire la sua. Questi sono stati i sorteggi, quindi devo dire che all'italiana è grosso modo è andata bene, grosso modo è andata bene, tranne all'Inter che sarà sicuramente quella più in difficoltà. E credo che comunque l'Atalanta di Giampiero Gasperini darà grandi soddisfazioni. Detto questo, vediamo come prosegue, quindi commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!